E allora, adesso io ho un po' lasciato la parte perché un po' ho tolto le parti in cui erano inutili. E comunque la dottoressa ci ha informato che lui ha età di solo 2 giorni. È nato da 2 giorni e ha detto di fare dei buchi nella scatola. Se poi dobbiamo fare qualcosa con il pipistrello, vi aggiornerò e vi farò dei video. Su quello, se magari me lo ricorderà mamma, perché ho la Stasera lo memoria di un dobbiamo mettere criceto. fuori. Quindi mamma, avvertimi che farò anche un video di stasera per metterlo Dobbiamo fuori. stare fuori fino a mezzanotte per vedere se viene la mamma a prenderlo. Non è un problema. Io sono Allora, abituata a stare fuori. buchi fatti. Buco fatto. E quindi lo Mamma, sei chiudiamo. sicura che respiri anche questi buchi che sono così Sì. piccini che... No, ma sono tanti. Tanti. No, Posso su farmi? questo no, per carità, non disegnare su questo. Posso fare un altro buchino? No, perché se vai troppo in giù lo ammazzi. Ok, e allora questa è la Mamma. scatolina. Ci abbiamo fatto anche dei buchi, quindi Beh, un Oddio, attimo. come ho detto poco fa, stasera farò un video in cui dovrà durare fino a mezzanotte. Starò con il cellulare fino a mezzanotte sperando che arriverà la mamma. E Sarebbe la cosa migliore per lui. se non arriva? E se non Uno, arriva? due, tre. Dimmi, Sto azzurra. cercando di aprire un po' più di buchi. Staremmo fino a mezzanotte svegli per aspettare Che la mammina venga a che la mamma prendersi. venga arriva. Che viene arriva. A Non a prenderlo. coprire i A buchi. prenderlo. Però, se la mamma non arriva, cosa facciamo? Domani si contatta di nuovo loro e Ecco. si organizza per venire qualcuno a prenderlo. Ecco. Non so se l'avete sentita, però ricontatteremo di nuovo il veterinario per farlo andare a prendere, per farlo o se no farla Venire. andare a prendere. L'unica cosa che non ho capito, anche se fosse solo un giorno io, non so se una femmina o un maschio, Quello ma non lo so neanch'io. questo vabbè. E quindi ciao, ci vediamo Amore, magari stasera aspettando le novità. le novità. Ciao!